Affascinati dal cervello, al via il settimo ciclo di incontri sulle neuroscienze presso il Centro Culturale Zanussi di Pordenone, organizzato dall'IRSE, Istituto Regionale di Studi Europei. Salvo Di Grazia, medico chirurgo, autore di Salute e Bugie, ha parlato di farmaci inutili, cure fasulle e inganni dei media. Quali casi in Italia si potrebbero ricordare? Proprio in Italia abbiamo avuto dei casi storici, che ormai fanno parte addirittura della storia del nostro paese. Si iniziò negli anni 60 con Bonifacio, era un veterinario che aveva la cura, a suo dire, per tutti i tumori, si continuò con Di Bella e oggi con il caso Stamina, recentissimo, abbiamo ancora una volta un esempio di una cura che dice di curare tutti allo stesso modo, ma che in realtà non ha mai dimostrato di funzionare. Il primo scudo per difenderci è l'informazione, cioè saper bene di cosa si tratta, informarsi da persone competenti e richiedere le prove di tipo scientifico. Quali siti o riviste consiglierebbe per evitare truffe e ricevere una buona informazione? Diciamo che il sito attendibile per eccellenza è il sito scientifico, cioè di una società scientifica, però per il profano, per il consumatore, per il cittadino esistono i siti anche di istituzioni pubbliche. Lo stesso Ministero della Salute ha delle pagine dedicate al cittadino, cioè spiega con linguaggio semplice a tutti ciò che magari è difficile da comprendere. Nella sua personale esperienza di medico, qual è la cura più assurda in cui si è imbattuto? Bah, io non posso che citare la cosiddetta medicina germanica, che è una setta vera e propria, che dice che tutte le malattie sono causate da traumi che abbiamo subito nella nostra vita. E per guarire non servono le medicine, ma serve capire questi traumi. Purtroppo è una brutta medicina per il semplice motivo che non solo non funziona, ma è chiusa, perseguita i propri adepti ed è davvero pericolosa per la salute anche psicologica.